Logan Huffman ha 20 anni, viene da Indianapolis e parla tutti i giorni con gli alieni. Lo fa sul set di Visitors, la serie TV sbarcata anche in Italia dagli Stati Uniti, remake di un telefilm anni 80 in cui una razza di rettili extraterrestri fa visita alla Terra. Il suo ruolo è quello di Tyler Evans, il figlio della protagonista della serie, l'agente Erica Evans. È il primo ruolo importante per Logan, che ha debuttato nel 2008 con una particina nel film indipendente Limelight. Quella volta al suo fianco, un'altra quasi esordiente, Emma Roberts, nipote della ben più famosa Julia. Nel 2009 Logan Huffman si è specializzato in ruoli per la TV. Prima di Visitors ha recitato nel film America e nella serie Circle Drawers, storia di angeli e sogni. Gli stessi che Logan ha inseguito fin da quando si è trasferito dall'Indiana a New York per diventare un attore. Lasciare la sua famiglia non è stato semplice. Logan è infatti uno dei tre fratelli gemelli di casa e ha anche una sorella. Ma è un ragazzo determinato e non ha paura. Un tratto della personalità che condivide con il personaggio di Tyler Evans, che lui stesso ha più volte descritto così. Tyler è un ragazzo in cerca di se stesso e i Visitor si presentano al posto giusto, al momento giusto. Nella vita reale Logan soffre di dislessia, ma in una recente intervista ha dichiarato che questo disturbo è stato uno stimolo a portare avanti la carriera con più grinta. Il suo segreto è invece una memoria di ferro. Gli basta leggere un copione 7 volte per impararlo senza incertezze. Una tecnica che dice di aver imparato da un libro dello psicanalista Sigmund Freud. I'm okay. Yeah. Dad asked if I could stay with him. I mean, I know you weren't thinking that, but Tyler, you want to stay? Yeah. Is that okay? Yeah. Tra i suoi tanti interessi c'è anche lo studio del paranormale. Alchimia, misteri, alieni sono il suo pane e non solo sul set di Visitors. La sua disciplina preferita è la criptozoologia, cioè lo studio di animali fantastici e mostri vari. Se volete fargli qualche domanda sul mostro che dorme sotto il vostro letto, provate a contattare Logan su Facebook. Gira voce che risponda direttamente a tutti i suoi fan.